Ciao a tutti ragazzi, bentornati sull'ottimissima Warcraft 2. Allora, un paio di novità. Ho completato, vedrete le clip anche tra l'altro adesso, la quest Mob Mega Farm. Nico, sei contento che rievoco il drago a cazzo di care giusto perché mi serve da fare una questica? Giù adesso l'ultimo. Perfetto. Oh, grazie al cielo, muoia! Ora di formare Shulker Box. Perché questo? Come ben sapete, due episodi fa vi ho detto che volevo fare una mega giga fornace incredibile della vita. Wow! E così, cioè, è quello che voglio. Ed è ancora la mia intenzione farla. Quindi sono andato nel land per sconfiggere il drago ed esattamente 25 Shulker Shell. Tutto questo perché? Perché devo fare appunto la mega farm per il Bon Meal. Perché? A FK mi sono studiato questo piccolissimo sistema abbastanza semplice per farmare automaticamente legna, ma per funzionare serve una quantità di Bon Meal. Questa non so perché c'è andata. Una quantità di Bob Meal veramente, veramente grossa. E in più ho provato a vedere se questo era meglio di quello là, ma sono una merda uguale. Comunque, ho già preparato due cosine, perché ovviamente per fare, per avere il Bob Meal, mi servono tante, tante, tante ossa. Bam! E vedete già un piccolo sistemino, nuovo, 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 fatto con i pipe, le pipe. Le pipe! È un po' brutto da vedere con sti pannelli di merda, ma servono per impedire che si parlino tra di loro, perché se lo levo si attaccano, io non voglio che si attacchino. Allora, vi faccio vedere in cosa consiste le pipe. Principalmente mi servono le interface pipe. Le interface pipe ti permettono di interfacciarti con un inventario. Queste sono le interface pipe che si fanno attraverso la junction pipe leggermente modificata con due cagate, ed è praticamente quella che servono a me. E questa è la più complicata, ma ne posso craftare 16 attraverso l'infused silicon, il red lumiere e il green lumiere. Il green lumiere l'abbiamo già visto, è il motivo per cui ho fatto la farm di cactus. Glowstone più cactus green. Oh porca merda, aspettate. Ah ecco, questa. Mentre poi due diamanti, questa è uguale ma col colorante rosso, e l'infused silicon. L'infused silicon si fa con il red silicon compound, che si fa a sua volta con il silicone, forse è silicio, non è silicone, o forse è silicone, non lo so, circondato da redstone. A sua volta il silicone si fa con il silicon bowl segato con la sega, me ne ero già fatti tantissimo, e si fa col sandy coal. Il sandy coal si fa con il blocco di coal circondato da sand. Qui ci andranno solo ed esclusivamente le ossa del sistemino che ho già iniziato a preparare qua. Come vedete, qui ci sono dei cart con hopper che, come ben sapete, riescono a prendere, glitchandosi come la merda, le robe da di sopra. Ovviamente sotto ci sono delle rotaie. Qui sopra ci sono questi che, come ben sappiamo, se ci stai dritto ti fanno danno. E dato che gli scheletri non sanno shiftare, è buono. No, non è questo lo zaino che mi serve. Quale cazzo è questo? Qui dentro, tramite la quest che vi ho detto, ho da Edmond Chest Transport con uno spawner di skeleton ognuna. Sono 20. Mamma mia, quanti spiegoni che devo fare in questo video, mamma mia che palle. E adesso dobbiamo fare anche un sistema di uscita, no, degli item. Quindi dovremo utilizzare un'altra di queste da potenzialmente dalla parte opposta, quindi va bene qui. Con la mia bellissima chest, messa ovviamente al contrario perché io sono un poco stronzo. Girata possibilmente in questo verso. Oh, che fatica. Ok, e qui come vedete ci vanno i chip. I chip sono questi cosi qua. Vi faccio vedere come si crafta. Si crafta col chip base, che è molto molto semplice, fino ad andare a fare questo è il responder, che è quello che mi serve per filtrare gli oggetti. Adesso vi faccio vedere come si setta. Praticamente si clicca col destro e qui vedete filter, items whitelist, la metto in blacklist così passa tutto, priority va bene 0. Questo si fa e
si mette dentro ed è qui. Praticamente in questa cesta andrà tutta la merda che... adesso possiamo anche fare una prova, tra l'altro. Io prendo questi item qua, più le ossa. Se io qui in una di queste ci caccio sta roba qua, come vedete, la maggior parte viene messa lì, tranne le ossa che vengono messe qua. Quindi in realtà posso prendere e farlo già, così almeno me le sposto d'intremezzo. Che qui ci devo avere solo ossa, solo ossa. Poi le ossa verranno ovviamente tritate con uno dei sistemi che sono lì fuori e cazzate. E cazzate dentro il sistema di farm di legna, che sarà molto 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 più grosso di questa cacata qua. Saranno circa 10 di quei cosi lì che funzionano contemporaneamente. Quindi one eternity later, qui ci saranno gli spawner a fianco qua. Da qui posso fare in altezza al massimo 16 blocchi di distanza. Per chi non sapesse come funzionano gli spawner iniziano a far spawnare gente quando il player è a 16 blocchi di distanza. Ergo, ce n'è un bel po'. No, il decimo, questo blocco, lo facciamo come questo. Esatto. E io in questo modo posso teletrasportarmi senza alcun tipo di problema. Allora, dicevamo, i fence gate io li metterò tutti qua, così. Bravissimi, mi servono aperti perché interrompono l'acqua, ma non interrompono i mob. Ai, se faccio un figlio. Questo è un problema non da poco. Quindi con l'acqua, adesso se lo metto qua, brom, porta giù. Porta giù ed è tutta acqua fonte. Ergo, se io lo scheletro... Ah, casca qua e io non tocco niente. Se lo scheletro casca qua, scende. E poi si va a morire ammazzato dove dovrebbe andare. Benissimo, abbiamo risolto il problema. Adesso... A parte evitare di sprecare torce, devo riempire l'acqua da tutte le parti. Che bello. E ora io, se in qualsiasi punto casco, faccio sono lo scheletro ritardato. Verso la morte. Molto lentamente, chiaramente, ma verso la morte. E va giù. E voi direte adesso come esci dalla questione sasso del teletrasporto? Dobbiamo iniziare a mettere gli spawner, poi coprirla di sopra, poi il sistema è finito. Il discorso degli spawner qual è? Che quando tu hai in mano questo coso, quasi quasi per stare proprio sicuro, ci do un altro di altezza. Poi cavo, poi no, questo mi serve in mano, apro e li prendo tutti. Questi cosi ti rallentano. Oddio, no, non crashare, ti prego, non crashare. Oh, grazie. Mi scusi lei. Perfetto, mi mancano giusto gli ultimi tre. Non darmi fastidio. Ok. Vabbè, come vedete il numero va a permettere anche a quelli che stanno dentro di andare a morire ammazzati. Non si capisce una pippa di niente. Qua non è ancora arrivato nulla. Di qua ancora solo 33. Oh raga, muore qualcuno o stiamo qua ad aspettare? Vabbè signori, in attesa che qualche scheletro muoia... Aspettate che... Scusatemi. In attesa che qualche scheletro muoia, noi ci vediamo ad una prossima puntata. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, condividete. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.